Siamo al premio al dirigente che in questo 2013 entra nell'arca della gloria. Qui vorrei chiamare Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport, e in questo caso vorrei dare lettura della motivazione. Mi fai questo onore? Sì. Allora, eccoci. Occhiali. Allora però ometto, perché nel romanzo epico del calcio italiano interpreta come nessun altro un ruolo fondamentale. L'ultimo mecenate, il presidente tifoso disposto a giocarsi una fortuna per una fede. Quello che puoi amare o avversare, ma è lì, ogni giorno, simbolo incrollabile e rassicurante delle nostre passioni. La sua parabola di gentiluomo innamorato dell'Inter e dello sport è racchiusa in due attimi di gloria. Il ragazzo che nel 64 leva timidamente al cielo di Vienna la prima Coppa dei Campioni conquistata dal padre, si ritrova quasi 50 anni dopo a sollevarne un'altra che porta il suo nome. È la notte di Madrid, il triplete, il sogno di una vita. L'apice di un percorso caparbio fatto, come ogni grande partita, di gioie immense e di cocenti delusioni. Il risultato alla fine gli rende giustizia. È il patron che ha più vinto nella storia dell'Inter con 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa UEFA, una Coppa del Mondo per club, includendo anche il periodo della presidenza di Giacinto Facchetti. Nell'anno in cui abbandona la guida della sua benamata, Massimo Moratti entra con pieno merito nell'albo d'oro del nostro calcio. Signore e signori, Massimo Moratti! Dieci trofei per la gestione di Massimo Moratti, uniti a quelli di Papangelo, fanno 23 su 39. La famiglia Moratti, davvero la storia della beneamata, la storia dell'Inter. Presidente, complimenti. Oh, grazie, grazie. È stata una fortuna per la mia famiglia, per mio papà e per me poter avere l'onore di essere a conduzione dell'Inter e anche aver avuto appunto la fortuna di vincere un po' che ha dato soddisfazione al nostro cuore, ma soprattutto al cuore di tutti i tifosi, ed è il motivo per cui l'abbiamo fatto. E adesso, giustamente, invece io credo che sia il momento di mettere ordine, invece di cominciare a internazionalizzare anche nel business questa società, ma credo che quello che abbiamo fatto noi l'abbiamo fatto con una gran passione, lo dico sinceramente, e anche con una certa soddisfazione. Poi è una vita, insomma, questa qua, presidente, di emozioni. Lei è stato il primo presidente italiano a conquistare il triplete, eh? Non è poco. Ora a Toir che cosa augura? No, auguro prima di tutto personalmente di appassionarsi a questa cosa, credo che lo stia facendo, perché è un uomo intelligente, giovane, pieno di, c'è un bel carattere, quindi gli capiterà senza dubbio. E poi cosa auguri nel calcio? Auguri di soffrire il meno possibile, insomma, contentiamoci nel calcio, cioè di soffrire il meno possibile e quindi di avere poi quelle soddisfazioni che arrivano quando lavori bene, quando lavori tanto, quando hai un po' di fortuna, e lui sarà certamente fortunato. Presidente, nel 1980 papà Angelo, è vero che le disse delle parole molto precise: dovresti vedere se puoi prendere l'Inter, è un'esperienza da fare nel calcio, aiuta a crescere, a soffrire, a migliorare. Lo può confermare? No, ma sa da che cosa veniva questa cosa? Dal fatto che io avevo visto il giorno prima, e anche lui,
alla televisione a giocare Rossi, Paolo Rossi, il campione, insomma. E allora gli ho detto, ma cavolo, pensa che un giocatore fantastico se lo potessimo mettere dentro l'Inter. Cioè, allora gli è venuto in mente, sì, sarebbe bellissimo, ma perché non provi tu, anche tu, a fare questa esperienza? E da lì è nato sto fatto, perché giustamente farla da giovane, questa qui è un'esperienza talmente completa, con tante variabili, con tante cose da affrontare, poi non sai mai come ti vada a finire, quindi anche nella vita ti serve questo, che certamente qualche cosa poi ti è utile, qualsiasi mestiere vuoi fare nella vita. Come ha vissuto la sua famiglia? Siete un gruppo unitissimo, questo passaggio del 70% alla proprietà indonesiana? Beh, con me si sono comportati bene, perché ha fatto tutti finta che fosse una cosa normale. Sono convinto che sia dispiaciuto un po' a tanti, un po' per un fatto di cuore, di passione. Poi pensano che a me dispiaccia molto, per cui mi trattano con molta cortesia. Maneggiare con cura? Sì, sono giornate delicate. Mi maneggiano con cura. Sì, ecco, e una cosa che sono curioso, poi vorrei sentire anche il direttore Monti, ma se lei un giorno, ecco, dovesse augurare una cosa ad Angelo Mario, che augurerebbe di fare quello che ha fatto con lei papà Angelo? Sì, ma papà non è che mi ha detto adesso prendi l'Inter, mi ha detto soltanto divertiamoci, perché c'è questo giocatore che è divertente. No, io non so, io credo che ognuno poi deve fare quello che in quel momento ti capita per incoscienza di fare, perché quando prendi una decisione di questo genere è una decisione di incoscienza vera. Ecco, io non so se augurare incoscienza ai miei figli o no. Comunque la passione rimarrà sempre in tutta la famiglia, quindi può anche essere che qualche cosa succeda. Direttore, è incoscienza pura, dice, però vale la sofferenza di una domenica allo stadio, anche quando non si vince o si prende magari gol come ieri all'ultimo istante? Delle volte la rinuncia è un atto d'amore, è il massimo degli atti d'amore, quindi credo che l'abbia fatto per amore per l'Inter, che ha bisogno, come tutte le squadre italiane, di un processo di internazionalizzazione, questo non c'è dubbio. Ma non ero molto lontano da lui domenica e l'ho visto soffrire come prima, e allora mi sono chiesto, ma Massimo, ma allora cos'è cambiato? Tienila e soffri ugualmente. Sì, anch'io pensavo di soffrire un po' di meno, poi mi sono trovato anche in quella situazione, non mi sono capito, però è così. Va bene, grazie veramente. Allora, di tutti, intanto, grazie. Mentre ci dice cosa ha portato per l'Hall of Fame, per il Museo del Calcio, chiamo per premiare il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete. Grazie. Allora, ho portato quello che tutti ricordano di più e gli interisti amano di più, cioè una targa con su il triplet. Questo va bene per gli interisti, gli altri non lo so, insomma. Grazie. Presidente, ce ne fossero comunque sempre di presidenti e di famiglie, dinastie come quella dei Moratti, per garantire un grande futuro al calcio italiano. Ma sì, nel ringraziamento personale, con grande riconoscenza a Massimo Moratti, alla famiglia Moratti, io voglio unire il ringraziamento a tutte le grandi famiglie imprenditoriali che hanno fatto grande veramente il calcio italiano. Noi abbiamo necessità, come diceva Massimo, di internazionalizzazione, ma dobbiamo mantenere forti anche le radici del nostro sistema imprenditoriale, perché questo dà comunque garanzie di stabilità e anche di collegamento con il nostro mondo e con le nostre tifoserie. Quindi grazie a Massimo, che come altre grandi famiglie, da padre a figlio e speriamo poi, diciamo, a nipote, continua una tradizione di presenza nel nostro calcio che ha fatto grande il calcio italiano, che nonostante le sue difficoltà è ancora il calcio che ha i risultati migliori in tutta Europa a livello di club. Presidente, chi farà il mercato? Perché i tifosi che sono davanti adesso ai teleschermi di Rai Sport 1 vogliono anche sapere qualcosa, perché si è parlato molto di questi vertici di mercato. No, ma io credo che sia diritto di chi subentra, insomma, e fa questo tipo di sacrificio, di decidere sul mercato. Poi mi diceva ieri che sarà un mercato fatto tutti insieme, nel senso che ama avere l'apporto di tutti nelle scelte. Io credo che poi alla fine sarà l'allenatore che convincerà il presidente, il nuovo proprietario, a fare quello che è necessario per l'Inter, insomma. Sa, magari un giorno arriverà anche Messi. Sì, può, va bene. Spero per il presidente che non lo obbligano a fare sta cosa. Va bene, grazie. Sorride anche il Re Leone,
Vogliamo fare intanto un saluto a Re Leone, lo vedete inquadrato? E qui l'applausometro ha già sfondato, però attenzione. Eccolo qua. Grazie Presidente. Massimo Moratti, da Giancarlo Bete, a vantaggio di fotografi e operatori della televisione. Grazie al direttore Monti. Grazie.